Spegnete le luci, tutti i detenuti a nanna! Lasci libero il cane! Che paura! Ringrazio e saluto! Via! Joe! Joe! Mi senti? Devi aver sognato di nuovo di evadere! È stato un sogno fantastico! C'era un passaggio segreto! Ma è un sogno, non è la realtà! Sfortunatamente. Chissà, forse il passaggio segreto esiste veramente. Si riferisce alla leggenda, vero? Quale leggenda? In verità non dovrei parlarvene. E va bene, ve la racconto. Riguarda il primo direttore del penitenziario, Lord Morton. Si dice che avesse fatto scavare un passaggio segreto sotterraneo nel caso fosse capitato dall'altra parte delle sbarre. È una leggenda! E io non me l'ho raccontata! Come nel mio sogno, ragazzi! Era un sogno premonitore! E ti ricordi dov'era questo passaggio segreto? Perfettamente! Il corridoio, le segrete e anche delle scale. Forse... Allora, intesi? Scrivete quello che dirò mentre dormo nei minimi dettagli. Adesso dormo. Dov'è il passaggio segreto? Oh, che squisitezza! Un fagiolino a righe! Cosa ho detto? Allora hai detto... No! E poi... Vuol dire che non ho sognato il passaggio segreto. I sogni sono influenzati dalle esperienze vissute di giorno. Che cosa hai fatto ieri? Beh, le solite cose. Sveglia, doccia, i soliti lavori manuali. Qualche diverbio con i compagni. Un tentativo d'evasione fallito. Riposino. Cena. E nanna. La solita routine. Allora è facile. Devi rivivere la stessa identica giornata se vuoi fare lo stesso sogno. La stessa giornata? Esattamente. In partenza verso il mondo dei sogni! Le segrete, il corridoio, le scale... E... È in ritardo, Joe! Ma si è scordato di vestirsi? Accidenti, mi sono fermato alle scale! Mi manca la fine! Devi cominciare da capo, Joe! Non voglio ripetere questa esperienza tutti i giorni. Le segrete, il corridoio, le scale e... le segrete,
il corridoio, le scale e... le scale e... La statua e la chiave per il passaggio. La chiave, la chiave, la chiave. Corridoio, scale, galleria, statua e chiave. Ecco, ora mi ricordo, muoviamoci. E infine, Lord Morton. È molto interessante, Joe, ma... Adesso che cosa dobbiamo fare? Questa statua è il passaggio segreto alla nostra via di fuga. Mi basta semplicemente... Fermi dove siete, fratelli Dalton! No, volete che liberi il cane? Che paura! Ringraziamo e salutiamo! A proposito, qualcuno sa che fine ha fatto Lord Morton? E non vi preoccupate, ci penso io. Schiaccio un pisolino e sogno un modo per scendere. Fate più presto che potete. È la prima volta che sento l'allarme antincendio. Per fortuna hanno cambiato le sirene, quelle di prima erano tremende. 59 secondi, record battuto. Signori, sono fiero di voi. La chiave, per favore. Io non ce l'ho, signore. No, nessuno ha preso la chiave. Si può sapere chi è? Prego, accomodatevi! Galleria corta, abbiamo fatto cilecca. Strano, non capisco. Che succede? Ah, i morti viventi! Il ritorno dei morti viventi! Che cosa state facendo là fuori? Fratelli Dalton, siamo molto felici di vedervi. Ci credereste? Siamo rimasti chiusi fuori come degli stupidi. Ci aprireste il portone? Mi dispiace, no. Come sarebbe a dire no? È così, no. Restiamo in prigione. Non vuoi più evadere? Meglio essere un prigioniero libero qui dentro piuttosto che un uomo libero ma prigioniero lì fuori. Cosa facciamo? Non possiamo certo liberare i detenuti nel mezzo del deserto. È finita l'esercitazione, abbiamo ancora tanti massi da spaccare. E poi ci sono gli indiani in agguato, è pericoloso. Voi due, tornate lì dentro e aprite il portone. Questa faccenda è durata anche troppo. Un po' come evadere al contrario, come si fa? Non lo so, inventatevi qualcosa. Vostri morti viventi, sono circondato dagli zombie! Tornate da dove siete venuti, mostri dell'inferno! Ehi, Stanley Olio, questi trucchi ce li siamo inventati noi, non siamo nati ieri. Se non possiamo utilizzare le gallerie, come facciamo a rientrare?
Non vi preoccupate, non vi farete male, ve l'assicuro. Oh no, dei vampiri volanti! Sono al centro di una battaglia tra le forze del male e l'esercito delle tenebre! Per voi! No! Ah, mi correggo. Questo sì che fa male. Attenti, Scott! Ditemi se vi piace, è una sorpresa! Che cos'è? Gran pasticcio di patate bollite, cavoli e spinaci! Credo che presto rimpiangeremo il nostro vecchio cuoco. Cosa c'è di buono? Piedini di lucertola e purè di cactus. È tutto quello che sono riuscito a trovare. Ah, speriamo che Pete e Emmett non falliscano stavolta. Dieci a uno che non è la strada giusta. Chi sta? Ah, che cosa bella la libertà! Beh, non saprei, non vedo la differenza. Dovremmo tornare in cella per poter fare un paragone. È divertente prendere il posto delle guardie. Il problema è che non c'è nessuno da sorvegliare. Basta, mi avete stancato. Forza, andiamocene a dormire. Che meraviglia, una camera per ciascuno! Incredibile, una rete che non scivola! Oh, mi sembra un sogno! Ah, che meraviglia! Chi è? Chi va là? Sono io. Sai, non sono abituato a stare da solo. Posso dormire insieme a te? Scusate, mi dispiace se vengo a dormire qui insieme a voi. Scusa, Joe, ti darebbe fastidio ospitarmi? No, accomodati pure. Ci siamo, gli zombie stanno per uscire. Questa è l'ora in cui banchettano. Si salvi chi può! Dei vivi viventi, evviva! Sono salvo! Un passaggio! Ha scavato un passaggio! Un vero campione di efficienza! Non voglio più sentir parlare di questo ridicolo contrattempo. Aprite il portone e richiudetelo subito. Non svegliamoli, sono così carini. Sembrano degli angioletti. Sono d'accordo con lei. Ehi! Aprite subito la porta! Oh, che disdetto! Ho appena perso la chiave, spiacente! Ehi! Questo non è giusto! Te l'avevo detto, avevo ragione io! Abbiamo sbagliato strada!